Il segnale positivo che la Pistoiese aveva dato in occasione della vittoria contro l'Imolese si è spento del tutto nella sfida contro il Certaldo. Una Pistoiese non pervenuta contro i Viola, che hanno vinto la gara per 2-0 con un gol per tempo approfittando dei diversi gravi errori della retroguardia arancione. Disattenzioni e fragilità di cui la squadra di Mister Parigi ha sempre sofferto, e in occasione della partita contro i fiorentini, che di fatto poteva essere importante per dare più speranza e salvezza, gli arancioni hanno fallito l'obiettivo, tornando a casa senza nemmeno un punto. Una prestazione deludente in tutti i reparti, deboli in difesa, deboli in attacco, con un centrocampo privo di idee e non capace di gestire la manovra. Sempre troppo prevedibile e poco incisivo. Pistoiese sempre in zona play-out, 32 punti, testa a domenica, al Melani andrà in scena il derby con il Prato. Prestazione sbagliata, due gravi errori difensivi hanno compromesso la partita, perché fondamentalmente non abbiamo subito un tiro in porta, anzi li abbiamo regalata. Il problema è che sbagliamo dietro e davanti non facciamo gol, che qualche occasione abbiamo creata, però non sono giustificativi perché abbiamo fatto una brutta prestazione. Con l'impegno, dandogli fiducia e ripartendo da zero, preparando al meglio la partita del Prato che sarà un... dobbiamo fare una guerra e dobbiamo ritornare a fare punti per forza. Purtroppo due errori gravi e abbiamo perso la partita. Oltre a questi due errori, anche un po' l'atteggiamento di questa Pistoiese? Ma secondo me, ma sì e no, cioè alla fine le nostre occasioni le abbiamo create, purtroppo non sono partite a noi favorevoli, quando giochiamo a pallonate o sul piano fisico soffriamo, abbiamo visto al progresso quanto abbiamo sofferto e quindi sono partite che noi facciamo fatica. Detto questo, i numeri ci danno contro, noi sbagliamo e subiamo gol e davanti non facciamo gol. Un passo indietro rispetto anche alla partita con l'Imolese? Sicuramente sì, un passo indietro. Giochiamo meglio quando ci sono squadre che giocano a calcio. Sia questo che col progresso sono state, penso, le peggiori partite e forse c'è un perché.